Allora, Radio Radicale, siamo con Arturo Scotto del Partito Democratico per parlare di un tema che è scoppiato venerdì scorso, che sarebbe quello dell'aumento delle accise sul diesel, che come sappiamo è molto industriale per il trasporto industriale. Allora, che cosa c'è di vero? Perché quella sera stessa io ho sentito sia il sottosegretario all'economia Freni che il responsabile di Forza Italia dell'energia, allora hanno smentito, a loro non risultava. A lei che risulta? Che cosa c'è di vero in questo? Intanto l'ha detto il ministro Giorgetti, qui siamo davanti alla tassa Meloni che praticamente introduce un'ulteriore penalizzazione per gli italiani che lavorano. Tra l'altro su un terreno sul quale Giorgia Meloni aveva costruito un pezzo della sua narrazione elettorale. Tutti gli italiani ricordano Giorgia Meloni in auto che faceva benzina, che prendeva il diesel e diceva abolirò tutte le accise, invece le aumentano. Siamo di fronte a una bugia. C'è un aumento effettivo? Lei ha visto un provvedimento che... Ma intanto loro hanno annunciato che lo faranno nella legge di bilancio. Stiamo votando il piano strutturale di bilancio, il piano strutturale di bilancio, questi elementi ci sono. Quello è un piano di programmazione dove è previsto che si arriverà nella direzione di un'introduzione di nuove Allora, accise. lei ha idea di quanto aumenteranno, di quanto non aumenteranno? Questo non lo so, ma anche se fosse di un solo centesimo, nel momento in cui tu hai proposto addirittura di abolirle, si tratterebbe di un'operazione truffaldina nei confronti degli elettori che ti hanno votato anche perché avresti abolito le accise. Ritiene che, diciamo, sia serio parlare di un aumento che ancora noi dobbiamo vedere, di cui noi dobbiamo sapere ancora la quantificazione e che è stato anche smentito. No, sia serio. È serio parlarne perché ne ha parlato il ministro dell'economia. Vorrei ricordare che ieri il ministro dell'economia Lo ha ribadito ha ieri. detto che avrebbe aumentato le rendite catastali sulle case che hanno usufruito del super bonus. Questo è E legittimo secondo aggiungo, lei? no, e aggiungo anche delle case che beneficeranno del cosiddetto salva casa. È legittimo. Oggi la Lega ha riunito il Comitato federale e ha detto mai nessuna nuova tassa sulla casa. Cioè noi siamo di fronte a questo governo. È un governo in cui tutti i giorni si lancia una cosa e poi viene smentita e poi viene fatta. Non possiamo stare appresso alle Sì, dichiarazioni senta, quotidiane di un scusi onorevole governo così. Scotto, se io faccio un lavoro di ristrutturazione o applico il salva casa, faccio dei lavori Non che sto discutendo, no, automaticamente... guardi, io non sto discutendo se è giusto o meno questa misura. Le aggiungo che noi siamo sempre stati schierati sulla linea che occorreva rivedere il catasto e come sa, questa riforma del catasto è sempre stata bloccata dalla destra, anche nell'ultima fase con il governo Draghi, dove hanno sempre detto che non avrebbero mai toccato questa cosa. Se Giorgetti dice che va rivista, io sono per andare a vedere il merito del provvedimento, constato però che c'è una destra che la mattina dice una cosa, il pomeriggio dice un'altra cosa. Siccome stiamo parlando delle tasche degli italiani, sarei un po' più caldo. Era già previsto un automatismo per chi fa dei lavori e rivaluta la casa, cioè nel senso che la rendita Ma catastale. questo non lo deve dire a me, lo deve dire alla Lega. Certo, vabbè, però c'è una legge che Sì, già ma lo deve prevede degli dire. automatismi in Siamo casa. d'accordo, ma infatti io non contesto il merito, contesto il fatto che Giorgetti dice una cosa e il suo partito lo smentisce. È un dato oggettivo. Va bene, grazie, grazie Arturo Prego. Scotto.